Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, una delle conduttrici di maggior successo che rappresenta uno dei volti Rai più apprezzati dal pubblico è proprio lei, Eleonora Daniele. Ella si è fatta conoscere grazie al noto programma Storie Italiane nel quale si occupa di intervistare numerosi personaggi famosi. Purtroppo ha raccontato di un'aggressione avvenuta in diretta che le ha dato molta preoccupazione. La donna ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e, successivamente si è iscritta all'Ordine dei Giornalisti come praticante ottenendo il ruolo da professionista nel 2016. In molti non ricordano che la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo è avvenuta nel 2001 come figurante del programma La Sai l'Ultima, anche se, il suo vero successo è attribuibile alla partecipazione al Grande Fratello nel 2003, dove viene eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Eleonora Daniele ha anche partecipato a tantissime fiction televisive di successo come attrice, tra cui La Squadra, Un Posto al Sole, Diritto di Difesa e Carabinieri, fino ad approdare alla conduzione di un programma davvero molto seguito e apprezzato dal pubblico, Uno Mattina dal 2004 fino al 2011. Purtroppo la donna ha dovuto affrontare una grave perdita, quella di suo fratello a cui era molto legata. Nel corso di un'intervista a Domenica In, ella ha fatto una confessione emozionando il pubblico: "C'è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico. Quando lui se n'è andato, 4 anni fa, per me è cambiato tutto. Era lui che mi proteggeva. E lo fa ancora perché non se ne andrà mai. Mi manca molto. Credo che sia difficile avere questo problema in famiglia, però quando perdi qualcuno ti rendi conto di quanto era importante e di quanta ricchezza ti diano queste persone". La conduttrice ha fatto una rivelazione al pubblico lasciando tutti basiti. La rivelazione di Eleonora Daniele. In una intervista recente, Eleonora Daniele ha ricordato l'aggressione di un'inviata e del cameraman durante la trasmissione Storie Italiane. I due erano in collegamento quando improvvisamente sono stati aggrediti e sulle pagine di DPUTF, la donna ha confessato di aver temuto per la loro incolumità, "se penso ai momenti difficili mi viene in mente quell'episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d'ora e ho avuto paura per la loro incolumità. Per fortuna non ci sono state conseguenze negative poiché l'inviata indagava su un omicidio". Ha anche raccontato i momenti di felicità affermando: "I telespettatori sono stati con me fino all'ultimo giorno, 2 anni fa, motivo per il quale il mio programma è, in un certo senso, come un figlio per me".Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.